Parliamo con i due presidenti, Filippo De Antonio e Alessandro Mucciconi, presenti quest'oggi al summit qui in prefettura, perché sia una grande giornata di sport, solo di sport, perché vinca il migliore, bisogna dirlo al di sopra delle parti, vero presidente? Sicuramente sì, quello che auspichiamo noi come presidenti sicuramente è una giornata di sport bellissima, deve fare almeno pari o migliorare quella che già abbiamo vissuto in campionato, quindi ci appelliamo anche al senso di responsabilità dei nostri tifosi, sicuramente sarà un bellissimo spettacolo sul campo perché si confrontano due squadre veramente importanti per questo tipo di campionato, sono due squadre forti che quindi faranno sicuramente un ottimo spettacolo, poi si sa che qualcuno vincerà, qualcuno perderà, però diciamo l'auspicio nostro è che tutti tornino a casa comunque felici, seguito di una bella giornata. Qualcuno magari un po' più dispiaciuto per il risultato, però fa parte, ahimè, della vita, e quindi poi ci rimboccheremo tutte e due le maniche perché ci sarà il derby che continuerà fino a maggio, perché poi alla fine, a parte il derby che ci sarà a Giulianova, sarà un derby continuo, qui lo stiamo vivendo tutto l'anno e quindi oramai ci siamo anche abituati a questo clima. Quindi c'è qui vicino a me Alessandro Mucciconi, che ringrazio tantissimo perché il gesto che ha fatto verso la sportività e quindi di giocare a campo neutro a Teramo, credo che gli vada dato merito di questo senso, grande senso di responsabilità, quindi noi ci siamo sentiti spesso, diciamo per fortuna nostra andiamo d'accordo per anche a livello diciamo umano, e quindi lo ringrazio perché non perché ci sia un vantaggio per il Teramo, perché sicuramente ha capito che la situazione, e credo che avrei fatto la stessa cosa io a parti invertite. Presidente, è davvero un bel messaggio quello che ha lanciato il presidente Filippo De Antonio nel ringraziarla, perché Giulianova ha avuto il buon senso, la sportività di accettare di giocare a Teramo. Penso che sia stata la scelta più saggia e più giusta. Io quello che mi auguro, come diceva Filippo, ci stiamo abituando, al derby non ci si abitua mai, perché comunque dopo 15 anni rivederci tre volte, ecco, scontrarci o ecco, confrontarci è una cosa bella, è una cosa che ridà brio a questo campionato e anche al tessuto diciamo, ecco, cittadino, quindi è una cosa bella, deve essere una cosa... Da far bene, noi lo abbiamo fatto come società, io mi auguro che vinca lo sport, come è stato l'altra volta dove è stata una giornata magnifica, io ho rivissuto qualcosa di magico e sono sicuro che sarà ancora meglio per la finale, che poi è una partita secca, ma soprattutto stiamo cercando, io e Filippo, di dare il giusto valore e il giusto peso a quello che è il calcio, perché ci saranno sicuramente sfottò, ci saranno sicuramente tutto quello che poi concerne il derby, ma dobbiamo rimanere nell'ambito sportivo, noi dobbiamo riportare le famiglie allo stadio, i bambini allo stadio, quindi dobbiamo essere intelligenti e maturi, cosa che abbiamo visto comunque nell'ultimo derby. Presidente, come si sta organizzando la società anche per quanto riguarda il derby in campionato di ritorno, per i lavori che credo siano già iniziati, del Fadini? Sì, noi stiamo lavorando da un po', adesso siamo, ecco, nelle fasi un po' più concitate, stiamo aspettando alcune risposte, ma noi stiamo dando del nostro meglio, stiamo cercando di renderlo ancora più nei particolari. A me, per me, quando parli di Fadini, per me parli della mia seconda casa, quindi ci tengo veramente in modo particolare, come è giusto che il presidente del Teramo tenga a uno stadio bello che ha anche lui, però per me il Fadini rimane qualcosa di storico, è qualcosa che noi vogliamo migliorare, tenerci stretto, perché noi ci teniamo a quello che è stato e quello che sarà il Fadini. Una domanda da entrambi, 2000 sfatti, comincio dal presidente Filippo D'Antoni. Sì, tenendo conto che è un giorno diciamo feriale, quindi la gente lavora, potrebbe essere un numero giusto, naturalmente ce ne accorgeremo, perché anche l'altra volta magari pensavamo di questi numeri 3.000, 4.000, poi siamo arrivati praticamente a 6.000, potevamo arrivare forse anche a 10.000, quindi Teramo Giulianova è un qualcosa di unico, credo che vada fuori da ogni schema e da ogni logica, e quindi potrebbe succedere di tutto, potrebbero essere bruciati anche in un'ora. Io ricordo la cosa particolare, noi abbiamo venduto 800 biglietti in 2 ore, sicuramente questo è un giorno feriale, però io, come dice Filippo, il derby è derby, è il derby d'Abruzzo e Giulianova Teramo, non me vogliano le altre società, per carità. Io sono sicuro che sarà un altro bello spettacolo, che poi vinca il migliore, questo qua senza ombra di dubbio,
però vincerà lo sport sicuramente, vincerà l'Abruzzo, come ho detto l'altra volta, vincerà il calcio abruzzese.